amici del mio viaggio a New York, questo è il famoso panino da un metro che hanno inventato gli italiani qui a New York ed è diventato una delle prelibatezze della cultura italo-americana. Oh, buonissimo sto caffè, fantastico. Now can I get chicken cutlet please? No, no, va bene così, lo so assaggiare. Se vuoi che ti preparo qualcosa. No, 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 non ti preoccupare. Che panino sono questi? Sono bellissimi, eh? Questo è un panino tipico americano, cioè prosciutto cotto, roast beef, bologna, turkey, American cheese, lettuce, tomatoes e mustard. Gli americani piace il panino bello pieno, che il non panino piace non solo gli americani. Sto nel back e mi ha fatto un caffè freddo che è la fine del mondo. Sono proprio immensi questi panini, non so come facciano. Cioè sono proprio. Oh, grazie. Però vedi una voglia di addentrare. Si mette pepe. Da quanto tempo sei in America? 10 anni. A luglio faccio 10 anni. A luglio faccio 10 anni. No? Tu? Bellissimo. Mamma mia. La mozzarella è buona ora. Tu da quanti anni sei in America? 33. Posso tagliare? Ah, come lei è? C'è là? After the rush. Questa è la temperatura straniera? East? X. Un attimo finisco, vedo com'è. Vedo un attimo come chiudono il panino, e poi vedo. Mamma mia, che bello. Adesso guardate, questi sono i contenitori che sono pensati proprio per questi panini. Hanno dei contenitori a parte, ovviamente ci fanno le singole bandierine là, stuzzicadenti. Costa $75. Bellissimo. Non è neanche tanto. Ecco come si chiude. Grazie. Il contenitore è proprio apposito. Devi venire quando facciamo quello italiano. Quello italiano? Vabbè, ma questo è bellissimo. Ho uno col pollo. Uno col? Col petto di pollo. Ah, sì. Quello che ho fatto per la casa di Sabino oggi. Mi piacciono queste box che sono fatte. Non si muove, sono fatte apposta per questo. Ma so. Bellissimo. Ce l'abbiamo quasi fatta. E voilà! Chiuso! Siamo in una tipica, come posso definirla, salumeria di panini shop di Brooklyn. Eccolo qua, bandiera italiana, bandiera americana. E qui c'è il murale Anthony and Son Panini Shop. Fantastico, sembra proprio di stare bellissimo. Oh, grazie. E ovviamente il panino da un metro. Oh, hai visto? Cool. This is cinquecento burrata, looks like. Il mio c'è anche la cotoletta mozzarella.